Katarina. Oh, oh, oh. When we kiss pretty miss pretty. Buonasera a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Il Salotto della Diva. Abbiamo con noi il grande artista, paroliere, anche poeta, Cristiano Minellono. Ciao Cristiano. Ciao Caterina, ciao a tutti, buongiorno. Allora Cristiano, raccontaci un po', hai un curriculum veramente invidiabile perché ti sei, diciamo, guadagnato il posto di uno dei migliori parolieri che hanno fatto la storia della musica italiana e quindi ecco, raccontaci un po' come è partito tutto. È partito tutto per caso, perché io facevo l'attore di teatro e di televisione, poi ho cantato una canzone in una commedia che facevamo da Napoli. Hanno scritto 6 o 7 mila ragazzine che volevano il disco, così. Giovanni Danzi delle edizioni Curci mi hanno preso come cantante. Io sono andato in sala, ho inciso un pezzo, poi ho detto a me fa schifo come canto, non mi piace assolutamente. Non voglio fare il cantante. E allora ho detto, fatemi fare qualcosa, perché tanto mi avevano già dato un anticipo, me l'ero già speso. In quel momento c'era Tony De Vita che aveva un pezzo, una musica molto bella, che gli aveva chiesto Shirley Bassey di fargli una canzone perché la voleva cantare, e Tony mi fa, ma chi faccio fare il testo? E io come un pazzo, perché non l'avevo mai fatto e per di più io ho la quinta elementare, non ho studiato, lo faccio io. Mi fa, prova, l'ho fatto, è piaciuto. E da lì 6 mesi dopo ero già primo in classifica con 2 pezzi. E poi sono partiti grandissimi successi, anche le grandi collaborazioni, Albano e Romine, Ricchi e Poveri, poi anche i Festival di Sanremo, hai vinto 2 Festival di Sanremo di fila nell'84 e nell'85 con 2 bellissimi brani, ci sarai, certo, se mi lavoro. E l'ho anche vinto con Toto Cutugno, con l'Italiano, perché con l'Italiano. Al Festival originale, cioè a Sanremo, non abbiamo vinto perché c'era la solita giuria dei famosi intenditori, che gente che non c'entrava assolutamente niente, e lì abbiamo perso. Poi la domenica c'era stato il voto attraverso il Totip, sì, e abbiamo vinto clamorosamente, per cui... Tra l'altro l'Italiano è un brano che ci ha accompagnato molto anche durante il periodo di quarantena, perché è stato cantato e stracantato da tutti i balconi, diciamo, non c'è un'idea vera e propria in Italia, perché Cutugno non è molto amato in Italia, di che successo a livello mondiale sia l'Italiano, perché ha superato Volare, ha superato Sole Mio, cioè è più famoso dell'Inno di Mameli, per cui cantato in tutto il mondo, credo che abbiamo 137 o 147 cover, adesso non mi ricordo, ha venduto oltre 33 milioni di dischi, una cosa incredibile. Purtroppo, ecco, a proposito, mi riallaccio a questo tuo discorso, che ne pensi della discografia italiana che si fa molto più esterofila piuttosto che appunto privilegiare la musica italiana anche nello stile italiano? Beh, la discografia italiana adesso non esiste più. Perché in Italia chi fa discografia sono la Universal, la Sony, la Warner, cioè tutte le multinazionali, le grandi case discografiche italiane non esistono più, per cui la discografia italiana non esiste. E tantomeno esistono i successi italiani all'estero, perché io adoperai, brutto ma è la verità, approfittai, è più giusto, di un momento particolare, fine anni 70, in cui partì la disco music, tutti in sala di incisione in Italia facevano la disco music. Io ho detto, beh, se tutti fanno la disco music, io faccio la canzone italiana popolare. E lì ho scritto Soli, Felicità, l'Italiano, sarà, tutte le canzoni che sono stati poi dei grandissimi successi all'estero. E a parte, mi riallaccio appunto alla disco music, hai fatto un brano che io personalmente canto spesso e appena inizia l'introduzione parte subito il ballo, che è Comprami di Viola Valentino. Ecco, ti volevo chiedere, un uomo come fa ad avvicinarsi anche a un universo femminile, anche un testo che questo è veramente prettamente, diciamo, femminile? Hai avuto difficoltà o comunque come è stato questo approccio per scriverlo? Nessuna difficoltà, perché io conosco bene l'universo femminile, molto bene, perché ho
avuto tanta esperienza con la mia vita, sono molto curioso per quanto riguarda l'anima, la mentalità, l'essere delle altre persone, specialmente le donne, per cui ho cercato sempre di guardare nel profondo, guardando nel profondo prima o poi, se non sei stupido, capisci. Devo dire che chi non l'ha capito quel pezzo sono state le donne inizialmente, perché difatti donne tra virgolette, perché le femministe mi si sono scatenate sì. contro, perché sembrava il canto di una corpivendola che diceva comprami, mi dai 10.000 lire e io vengo a letto con te. Non era assolutamente quello, non c'entrava niente, come al solito non avevano capito niente, però vabbè, è passata. È un brano che io adoro tanto e veramente fa tanto ballare, fa molta allegria, e poi il testo comunque è bello. Purtroppo sì, è letto superficialmente, può essere mal interpretato, comunque le persone diciamo con insomma. No, tesoro, non può essere mal interpretato, perché a parte la parola comprami, che può essere fraintesa, dici io sono in vendita, mi basta una parola, un gesto, una poesia, non ho bisogno di soldi, non puoi comprarmi con i soldi, certo. Mi puoi comprare con l'amore, per cui non è assolutamente possibile avere un misunderstanding nei confronti di un testo così. Ma guarda che in Italia intanto c'è una prevenzione nei miei testi, ma nei confronti di me come paroliere, proprio perché secondo quelle menti eccelse degli intellettuali di sinistra, cosiddetti, e io sono un parolaio, sono un nazional popolare, sono uno che scrive cose dozzinali. Anche l'italiano, che è la più forte e dura fotografia dei difetti dell'Italia, l'autoradio nella mano destra è un paese di ladri, con sempre più donne e sempre meno fuori, suore, è un paese senza vocazione, con troppa America sui manifesti è un paese senza personalità. È stato preso per la solita canzone, ah Italia, sole, pizza e amore, sì, sì, ma sì. Non era veramente questo. E lì è saltata fuori la stupidità di certi giornalisti del settore. Allora, per quanto riguarda appunto il tuo mestiere, preferisci scrivere prima il testo o preferisci prima avere la musica? Ho fatto una canzone solo dove ho scritto prima il testo. Io preferisco scrivere sulla musica, perché intanto se la musica non mi piace non scrivo il testo. E se la musica mi piace, mi ispira, è lei che mi suggerisce il testo, perché io non parto mai dicendo adesso faccio una canzone che si chiama Caterina o faccio una canzone che si chiama Non vivo senza te. No, non parto mai da un'idea preconcetta. Mi metto lì con la penna in una mano, il foglio nell'altra e esce tutto da solo. E com'è lavorare con Albano e collaborare con Albano, perché avete scritto numerosi brani, anche quello Ciao Papà nel 2014, anche l'ultimo, certo, insomma, certo. Cambierà. E certo. Com'è? Io adoro Albano, ci vogliamo un bene. Anch'io, mi piace tanto. Ci vogliamo un bene reciproco, è un mio grandissimo amico, veramente una persona meravigliosa, è generosa, è sincera, è simpatica. Poi lavorare con Albano è già un po' più difficile, perché è un po' un padre padrone, bisognerebbe fare sempre quello che dice lui e ci scontriamo spesso, e poi ogni tanto abbiamo dei gusti diversi. Quando io gli proposi Felicità disse che era una canzoncina per i bambini, che non andava bene per loro, per cui però fondamentalmente poi il risultato che ne esce, quando lui legge un mio testo, leggendo il testo dice ma no, non lo so, forse sei stato un po' banale, poi vai in sala di incisione, lo canta, mi telefona e mi dice sei il numero uno, sei il maestro, perché è meraviglioso, e si ricrede fortunatamente. E poi ti abbiamo visto anche in veste di autore per i bambini nel 2004, se non sbaglio, col Gatto Pucciolone, lo Zecchino d'Oro. Unica deviazione, non avevo mai fatto lo Zecchino d'Oro, mio figlio che allora aveva 7-8 anni, il piccolo, mi ha detto, dai papà, facciamo lo Zecchino d'Oro, così, allora ho scritto il Gatto Pucciolone e ho vinto lo Zecchino d'Oro. Che tra l'altro non sapevo fosse tua, ma è una canzone che io so a memoria perché mi piace un sacco come canzone. Ma sai, è una canzone che è andata a scoprire uno dei vizi dei bambini che non amano lavarsi, no? Perché sì. lavarsi le orecchie, lavarsi i denti è una cosa faticosa che secondo loro non serve a niente, per cui ho sfruttato e cavalcato un po' quella brutta abitudine che hanno i bambini, però brutta ma giustificabile perché è normale. Allora, altra domanda così a bruciapelo. Allora, per Laura Pausini, Ramazzotti e Morandi non hai mai scritto. Mai. Tra i tre a chi vorresti scrivere?
Per chi vorresti scrivere? Mi piacerebbe scrivere per Ramazzotti, però sai, qui succede qualcosa di molto strano, perché io sono un autore a richiesta della serie, mi devi chiamare, mi dice voglio che tu faccia una canzone per me, allora la faccio. È giusto. Ma non vado mai a proporre qualcosa, non scrivo a vuoto, io scrivo su misura. Non faccio un abito, poi vado a cercare qualche persona che abbia la taglia giusta per indossarla, no, io scrivo su misura. E tra l'altro anche con la grande Giovanna Nocetti avete dei progetti, avete delle canzoni in cantiere, mi ha detto. Ma Giovanna è una grande amica e poi una grande artista anche. Ultimamente ha preso, e difatti questo è un esempio del contrario di quello che faccio io, ha preso una mia poesia che le è piaciuta molto, che avevo pubblicato su Facebook, l'ha musicata, è venuto fuori una cosa molto bella e la sta incidendo. E adesso vorrebbe fare addirittura un mini album di canzoni solo mie, e la cosa mi fa molto piacere perché è un artista, è una grande interprete. Certo. C'hai una canzone particolare a cui sei più affezionato tra quelle che hai scritto o ti piacciono tutte? Senti, sai, è sempre il bambino miope o il bambino zoppo che piace di più ai genitori perché gli fa più tenerezza. Io ho due canzoni che sono Sei la sola che amo, che fu cantata da Dario Farina e dei Ricchi e Poveri, che non ha avuto assolutamente il successo che si meritava, perché per me è stupenda. E poi c'è un'altra canzone che si chiama Potrei, che io incisi e produssi con gli Idea 2. È una canzone che anche lei ha avuto successo, ma non il successo che mi aspettavo, sono le due canzoni che mi piacciono. Poi ci sono canzoni come Felicità, Mamma Maria ed Italiano, tanto per prenderne tre a caso, che hanno avuto un successo molto oltre quello che io mi aspettavo. Poi c'è una canzone che mi fece morire dal ridere, io andai in Germania a fare l'ultimo brano, avevo già fatto gli altri, dell'album dei Ricchi e Poveri, e ho fatto Come vorrei. Abbiamo finito alle 2 di notte, alle 3 di notte di registrare, è arrivato il discografico, Freddy Nagger l'ha sentita, fa che schifo, va, una lagna. No, vabbè, la mettiamo su LP perché non abbiamo tempo di inciderne un'altra. E Come vorrei è una canzone che, anche quello lo sai tu in tutto il mondo, sì, è un successo grandissimo. Planetario, davvero. Sì. E il musicista con cui hai collaborato di più? Il musicista, ma io ho lavorato con dei musicisti, prendo ad esempio Dario Farina, Toto Cutugno, Umberto Balsamo, i tre con cui ho lavorato di più. Sicuramente quello con cui ho lavorato meglio è stato Dario Farina, perché è un autore veramente poliedrico, è un autore che mi ha sempre permesso di modificare la sua musica, perché io sono anche un canzoniere oltre che un paroliere, cioè a un dato punto te lo dico, se non sento la musica in quel punto, e magari ti suggerisco anche come cambiarla. Per cui sì, sicuramente Dario Farina. Ultima domanda, un po' particolare. Cosa farà Cristiano da grande? Allora, io ho il dubbio serio che Cristiano non diventerà mai grande. Perché sono uno che si diverte ancora coi giochi, sono uno che costruisce i modellini che costruivo quando avevo 11-12 anni, sono uno che ama scherzare, giocare, ridere, che cerca di non prendere mai la vita troppo seriamente. Difatti io onestamente sarò un uomo fortunato, ma parole come tristezza, depressione, proprio non so cosa vogliono dire assolutamente. Mi sveglio col sorriso e vado a letto col sorriso, qualsiasi cosa mi sia successa. Cristiano da grande continuerà a scrivere, perché io dico sempre che io scrivo nonostante me, perché è una cosa che mi viene fuori. Io stasera sono qua, che non sto facendo niente, guardo svogliatamente magari la televisione senza audio, perché tanto so già quello che dicono, e poi mi viene voglia, apro il computer e scrivo, e viene fuori una cosa generalmente, per fortuna, bellissima. Per cui credo che Cristiano cercherà di vivere sempre nella natura. Probabilmente me ne andrò a vivere al mare, sicuramente, in un posto un po' più caldo dell'umida e velenosa Brianza, e cercherò di fare quello che posso, come sto facendo anche nel mio piccolo, per fare in modo che si rispetti un po' di più
questo nostro pianeta che lo stiamo veramente massacrando. Giusto, io ti ringrazio davvero di essere stato con noi, ringrazio anche coloro che ci hanno seguito e ti faccio ancora i complimenti, ti rinnovo ancora i complimenti per tutto quello che fai e speriamo di rivederci per una prossima intervista prossimamente. Quando vuoi, non c'è problema, anche perché non mi hai fatto delle domande stupide, per cui è stata una cosa molto piacevole. Io ringrazio te, ringrazio tutti quelli che ci stanno ascoltando e alla prossima allora. Grazie, arrivederci. Ciao. Grazie per essere stati con noi, l'appuntamento è per il prossimo lunedì 6 luglio alle ore 19, sempre su Il Salotto della Diva, sia la pagina Facebook che il canale omonimo su YouTube. L'ospite della prossima settimana, non ve lo svelo oggi, però vi do degli indizi, è il fondatore di un gruppo italiano nato nel 1965 e mai tramontato. L'avete già scoperto? Se non l'avete scoperto, seguiteci su www.ilsalottodelladiva.com. Ciao, alla prossima, grazie a tutti. When we kiss, pretty miss, I'm in ecstasy. See.